Galleria Urbana al Sottopasso, si apre il ciclo espositivo di opere d'arte nel sottopassaggio pedonale che va da San Francesco a San Giorgio di Acilia. Questo evento è il primo evento dopo l'inaugurazione di questa galleria suburbana, ecco, vorremmo farla diventare, questo sottopasso, una galleria suburbana al sottopasso, e per poter mantenere anche la riqualificazione di questa zona, quindi mantenerla pulita, mantenerla gradevole per il passaggio di chi poi va da una parte all'altra, abbiamo pensato di fare un'esposizione al mese di artisti del territorio, quindi in questa occasione espongono 8 artisti di cui hai i nominativi in locandina e quindi speriamo di poterne fare una al mese. Questa galleria è stata pensata in armonia con quelli che sono i contenuti poetici, perché questa qui è un'opera composta di più arti artistiche, ecco. La poesia è in armonia con quello che è l'aspetto figurativo, c'è una parte pittorica, figurativa, una parte più simbolica e stilizzata, e abbiamo anche sperimentato diverse tecniche, tra cui l'anamorfismo. Poi questo cielo che abbiamo riportato è un elemento che dà apertura, perché il senso di questa galleria era anche la resistenza al passaggio, era data anche dalla paura, lo spazio angusto. Quindi tutto è stato pensato per e esprimere un senso di apertura spaziale. Attraverso il contatto tra uno smartphone e alcuni dispositivi tecnologici che sono il QR code e l'NFC si avrà accesso a una serie di componimenti poetici scritti da alcuni poeti del gruppo, che sono Caterpillar, Erlem, che sarei io, e Lara Scorcelletti, e sonorizzate da un sound designer, Numinalf, e hanno una durata pari al tempo di percorrenza del sottopasso, quindi accompagnano il viandante nell'osservazione del murale realizzato da diversi pittori, perché si tratta di un collettivo subword, che sono Simac, Canicola e Silvia Conchione. Il tema principale dell'opera è la vita e l'opera di San Francesco e l'amore per la natura che lui aveva durante tutto il suo percorso di vita. E quello di oggi è stato il primo di una serie di eventi che si ripeteranno a cadenza mensile. Da Acilia per Canale 10, Alberto Dabbi.